Sono interventi importantissimi che vanno a sommare tanti finanziamenti PNRR che sono arrivati al comune e gli altri interventi che erano già nella nostra programmazione. Intanto partiamo dai lavori sulla viabilità per la messa in sicurezza stradale, si parla infatti della realizzazione delle due rotonde su Incisa che andrà a eliminare i due semafori ancora attualmente esistenti, sono oltre 1,5 milioni di interventi che permetteranno di fluidificare finalmente la viabilità in un tratto utilizzatissimo proprio di collegamento al nodo autostradale. Le due rotonde vedranno la partenza dei lavori già nel periodo estivo e saranno ovviamente realizzate in tempistiche alternate per non congestionare troppo il traffico all'interno dell'abitato di Incisa. Affianco ai lavori sulle strade, l'impegno che abbiamo preso con la cittadinanza è quello di rendere la città sempre più green e in questa direzione proprio rientra il progetto di riforestazione urbana dell'area della Gaglianella, che vedrà la piantumazione di molte alberature e la realizzazione in questo quartiere che ha patito anche purtroppo il disagio del cantiere della Variantina, che potrà tornare invece a usufruire di quest'area importante oggi inutilizzata, diventerà un vero e proprio parco urbano attrezzato e che sarà un luogo di socializzazione per tutti i cittadini e soprattutto per i residenti dell'area di Via Benelux. Infine, gli interventi importantissimi sulla cultura, perché grazie a un finanziamento PNRR andremo a intervenire sul Teatro Garibaldi, lavorando sull'efficientamento energetico, rifacendo completamente gli impianti di riscaldamento e l'illuminazione all'interno del teatro, quindi portando il nostro teatro nella direzione proprio di una maggiore efficienza energetica e di un ammodernamento della struttura. E sempre in ambito culturale, il 2023 sarà anche l'anno dell'inaugurazione della nuova biblioteca di Incisa. Arrivata a conclusione nei lavori sull'edificio, si stanno proprio acquistando in questo momento gli arredi per permettere il trasloco di tutti i volumi, delle attrezzature e ovviamente poi del servizio biblioteca già dal mese di giugno, mese in cui programmiamo proprio l'inaugurazione e mese nel quale si potrà finalmente arrivare a vivere la nuova biblioteca, che sarà un luogo veramente di aggregazione, di socialità e anche di tante iniziative per la cittadinanza di Figline Incise. Sì, un 2023 molto importante per quanto riguarda le opere pubbliche su Figline e Incisa Valdarno, a 360 gradi sul territorio. È in corso la gara per l'affidamento della riqualificazione dei giardini del Puglia, dell'area del Puglia, che andrà un'opera a terminare, quello è stato il pacchetto di interventi all'interno del centro storico di Figline, dopo la realizzazione dei nuovi corsi, della nuova illuminazione di Piazza Ficino e degli arredi nel centro storico, quindi si conclude un pacchetto che riguarda l'area del Puglia, un'area che sarà completamente riqualificata e ripensata in modo da poter essere anche una via di accesso al centro storico, ma anche un luogo in cui le persone possono intrattenersi e stare e passare del tempo. Non solo questa progettazione, ma ce ne sono molte altre che verranno messe a terra nel 2023. Per quanto riguarda la piscina, il nuovo impianto sportivo di Figline Incisa Valdarno, un'opera importantissima, un'opera attesa da tutto il territorio. Siamo in contatto con lo studio di progettazione per la progettazione definitiva, anche lì l'opera è cofinanziata con il PNRR, i tempi sono dettati appunto dal piano e si dovrà individuare la chiusura della gara, individuazione della ditta entro luglio del 2023. Anche qui la progettazione è molto importante per tutto il territorio per dare a Figline e Incisa Valdarno, ma non solo, un nuovo impianto sportivo che sia insomma al passo con i tempi. Parliamo anche di efficientamento energetico del nostro Teatro Garibaldi, che abbiamo ottenuto anche lì dei finanziamenti dal PNRR, che è un intervento che vedrà nel mese di giugno l'efficientamento energetico intervenire sia sull'impianto di illuminazione sia sull'impianto termico, quindi anche un'attenzione all'efficientamento energetico e al risparmio dei consumi. Si è concluso nei mesi scorsi anche un intervento sulla palestra di San Biagio, la scuola di San Biagio, intervento che ha visto sia la risoluzione di alcune criticità che riguardavano infiltrazioni dal tetto, ma anche lì poi è stato installato un impianto fotovoltaico per andare appunto a sopperire a quelle che sono le richieste dei consumi sull'impianto, sulla palestra.